Buonasera a tutti. Questa sera ho voluto presentarmi insieme alla sigletta classica che vedete tutti i mercoledì delle pillole. Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. Io sono sempre Elisa Slanzi, anzi, visto che me lo sono ricordato di dirmi che sono Elisa Slanzi, perché a volte mi devo anche ricordare chi sono, ecco Elisa Slanzi. Perfetto. E vi vedo già in tantissimi, ma ancora nessun commento. Sapete che io sono quella dei saluti, dei commenti, poi soprattutto stasera, insomma, abbiamo anche un ospite, per cui, insomma, facciamoci sentire e soprattutto se avete delle domande, fate, perché questa sera l'argomento che abbiamo è davvero un argomento molto, molto interessante che ci aiuterà in tantissime situazioni. Intanto vado a presentare e a fare arrivare qui l'altra meravigliosa creatura che è la Lisa. Eccoti. Ciao, buonasera a tutti e a tutte. Ciao, ciao Lisa. Ciao Andrea, ciao, buonasera. Allora, Lisa, stasera raccontaci, è una serata che il titolo già armonizza il corpo con la respirazione. È una serata importantissima perché abbiamo l'onore di ospitare con noi una mia amica, prima di tutto. E terapeuta, collega, nonché docente dell'Accademia di Coaching Alchemico in itinere, e Liliana Meneghetti, che è soprattutto una persona che nel mio cammino ho incontrato e è tuttora con me, ovviamente, e che ringrazio l'universo di aver fatto questo incontro perché è uno di quegli incontri che ti cambiano la vita, nel senso che siamo sorelle d'anima, così si dice, nel senso che lei mi è cresciuta perché ci siamo conosciute, io l'ho incontrata nel mio cammino di specializzazione di Reiki, quando ho incontrato l'energia nella mia vita, ma soprattutto con lei ho scoperto l'importanza della potenza del corpo. Quando ci siamo conosciute, io avevo appena finito di specializzarmi in programmazione neurolinguistica. Subito poco dopo, ne abbiamo parlato più volte, mi si è aperto un mondo, io dico il mondo della magia dell'emisfero destro, collegato al sinistro, e questo mondo, prima di tutto, mi ha fatto capire e comprendere la potenza del nostro corpo. Io sono una pallavolista, una vecchia pallavolista perché ho giocato tanti anni quando ero ragazza. Per me comunque è sempre stata parte del mio DNA la pallavolo e la mia grande passione, ma mi sono resa conto che non vivevo il mio corpo se non per il male. Il male è stato tante volte partecipe del mio corpo in passato e con Liliana ho scoperto, soprattutto con lei che mi ha aperto a questo mondo del contatto del corpo con le emozioni e quindi coi pensieri, ovviamente di conseguenza, ho scoperto che c'è un mondo dentro di noi, che il corpo ha memoria, che non solo ha memoria, che c'è un mondo sotterraneo che si mostra tramite il nostro corpo e soprattutto dopo di questo, ovviamente nel mio cammino fino a farci diventare amiche e lei è stata una delle persone che mi è stata più vicina in tutto un percorso di malessere che ho avuto anni fa molto forte e che mi ha aiutato a uscirne, ecco, mi ha accompagnato a comprendere l'importanza e ricordarmi anche tutt'oggi l'importanza del contatto tra la mente e il corpo, che è un tutt'uno. E quindi qual è il veicolo che unisce mente e corpo in assoluto? Possiamo dire il respiro, perché se siamo senza respiro, certo, non possiamo pensare e senza respiro non viviamo. Il respiro viene spesso sottovalutato, nel senso che lo diamo un po' per scontato normalmente e Sì, ma non ci tanto respiro, portiamo tanto respiro, respiro, tanto esatto, non respiro. ci portiamo la giusta attenzione, invece il respiro nasconde un mondo magico anche di risoluzione di problematiche che possiamo avere.��װ└     װ││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 ').
ed è anche una delle soluzioni più potenti che abbiamo a disposizione, ovviamente se educhiamo il contatto col nostro corpo, il contatto tra la mente e il corpo. E mi fermo perché lascio parlare Liliana, perché penso che sia giusto che lasciamo spazio a lei, che è specializzata in questo. Liliana è specializzata in tante materie, è nata, lo faccio un po' di presentazione io, poi arriva lei, nasce con lo shiatsu, quando appunto ancora a me ha raccontato non ero consapevole di una mia capacità, di una mia, il mio talento, che era il toccare, il suo talento tramite le mani, e dallo shiatsu ha sviluppato tante altre discipline, tra cui tramite l'Accademia di Cranio Sacrale, che è diventato, penso, una delle discipline che lei utilizza di più, ha mescolato tante altre tecniche e mette, io dico, la sua pozione magica, la sua magia, perché sappiamo che è vero che gli strumenti, le tecniche sono importantissime, però poi la grande differenza lo fa anche lo strumentista, e quindi porta la sua energia, la sua magia alle persone per farle stare meglio, e io sono una fortunata che può usufruire di questo. Stasera siete così fortunati anche voi, che ci regala, oltre al fatto che appunto farà una parte di lezione in Accademia di Coaching Alchemico, stasera ci regala delle chicche sul respiro e sul suo sapere. Quindi direi, Elisa, che vuoi... La chiamiamo? La chiamiamo. Eccola! Ciao, ciao Liliana! Ciao, sono Liliana. Liliana, ti mando un po' di energia, perché qui abbiamo un sacco di commenti che ti salutano. Grazie. Quindi abbiamo la Nadia Saccardin, abbiamo la Nicoletta, abbiamo la Lorella, l'Angela, la Serena Mischiati, tutte che dicono ciao Liliana, quindi insomma l'Angela Piloni, ciao Valentina, quindi abbiamo tantissime energie che hanno voglia di ascoltarti e di sentire che cosa possono trarre da questa serata, che di solito alle pillole insomma trovano sempre dei grandissimi spunti. Quindi a te la parola, Liliana. Grazie, anche se di me ha detto tantissimo già Lisa, la mia carissima amica, come dice lei, siamo sorelle d'anima. Mi ha descritto come docente, ma ci tengo a precisare che io e Lisa abbiamo una cosa in comune. Per noi essere docenti è più un prendere per mano qualcuno che ci chiede di fare un percorso assieme. Noi ci reputiamo di più facilitatori. È solo una questione di parole, eh? Ecco, giusto per chiarire un'altra cosa che abbiamo in comune con Lisa. Questo modo per me è fantastico di approcciarci agli altri. Cosa dire? Il respiro per me è stato una delle cose importantissime che mi ha fatto scoprire appunto come siamo dentro, ma non come siamo dentro soltanto da un punto di vista anatomico, perché quello, vabbè, uno se prende un libro, si mette a studiare, certo. Poi però si trattava di sperimentare, e io ho sperimentato, perché un'altra cosa che ho in comune con la nostra Lisa è il piacere della sperimentazione. Penso proprio che sia bellissimo, no? Io vedo me e lei lì con tutte queste boccette a fare miscugli vari, Lisa? Parli con un tecnico di laboratorio, quindi guarda, le boccette di cose... Ne so, poi l'ho fatto con altri tipi di liquidi, però... Sì. Molto più sottili. Esatto, brava. Per quanto riguarda la respirazione, beh, ragazzi, noi ci nutriamo di tre elementi principali, e sono elementi solidi, elementi liquidi e aria. Ossigeno, respiro. Ma in realtà quello che
metti in moto tutto quanto, la vera benzina che aiuta a trasformare tutto il resto è l'ossigeno. Per cui attraverso il respiro noi, no? Facciamo questa meravigliosa cosa. Ci tengo a dire che a tutti chiedo, ma ce l'avete presente un bambino appena nato quando respira? Wow, è fantastico! Tutto il suo corpo si espande e si contrae, per così dire, no? È tutta un'espansione, tutto il corpo respira. Ahimè, più passano gli anni, arrivano le emozioni, arrivano i blocchi emotivi e noi respiriamo sempre un pochino più e in modo limitato. Avete presente come sono i nostri polmoni, no? Queste piramidi. Respiriamo per la maggior parte nella parte superiore della piramide. Nell'induismo si dice che la nostra vita è misurata in numero di respiri. Noi abbiamo un tot di respiri a disposizione. Ed è proprio un peccato, no? Perché vi parlo una persona che ne ha sciupati di respiri. Quando ero in un'altra fase, benedizione a quella fase perché mi ha portato a questa, però ero ansiosa, per cui le persone ansiose, le persone agitate respirano, si dice, come un cane. E infatti viene portato l'esempio che il cane ha un tot, per quanto stia bene, dura un tot di anni. La tartaruga, che respira molto più lentamente ma molto più profondamente, vive tanto tanto più a lungo. Se noi umani lasciamo stare la natura, che forte la natura. Ecco quello che io ho cercato di portare nei miei vari gruppi da tanto tempo, è stata la mia esperienza, insegnando un pochino a respirare e a recuperare innanzitutto quella parte anatomica che è la parte bassa del polmone, no? I cantanti lirici fanno esercizi di respiro, gli sportivi fanno esercizi di respiro. E in modo particolare io voglio ricordare il Qigong, antichissima pratica dalla quale poi sono, fino ad arrivare al Tai Chi di oggi, sono arrivate tante altre discipline. E qui il Qigong ci insegna un altro particolare, che è quello non soltanto di portare l'attenzione al respiro in quanto fisicità, ma nel Qigong ci insegnano a portare il respiro, in quel caso, nei meridiani del corpo umano. Non so quanti di voi, sicuramente Lisa, so che ha fatto anche lei, ha studiato medicina tradizionale cinese come me, e sa di che cosa parlo. Da questo io ho provato a sperimentare. Dopo tanti esercizi fatti a sperimentare il respiro, ho cominciato a respirare in alcune parti del mio corpo, fino poi ad aiutare delle persone, ma questo poi ve lo tengo per l'Accademia, come sperimentazione, fino poi a sperimentare che cosa vuol dire respirare in un certo modo in una tensione. E sto parlando di tensione fisica, ma per quello che sappiamo noi, se c'è una tensione fisica, c'è anche una tensione emotiva e ci potrebbe essere anche una tensione spirituale. Perché quando parliamo nei nostri incontri di mente, corpo, spirito, ne parliamo perché abbiamo bisogno di fare un discorso didatticamente, parliamo di queste tre cose separate, ma non esiste la separazione fra queste tre cose. Mente, corpo, spirito sono un'unica cosa. Abbiamo necessità, per un discorso didattico, di parlarne separatamente, ma
sono un'unica cosa, non lo dimentichiamo mai. E il respiro può aiutarci in questo. Andare in una parte del nostro corpo col nostro respiro, ovviamente cercando di imparare prima delle tecniche di respirazione, no? Stasera vi do proprio un piccolo accenno di tecnica di respirazione. Wow! Ascolta Liliana, quindi la respirazione, perché appunto nel titolo abbiamo messo appunto armonizza il corpo con la respirazione, e tu ci hai accennato ora che comunque il respiro ha in sé è in sé uno strumento che può esserci utile a livello anche di gestione dell'emotività. E quindi di conseguenza nel discorso di andare a lavorare anche sul nostro corpo. Poi Lisa nella presentazione l'ha anche detto, quindi quando la Lisa ha detto sta cosa e tu ci hai adesso aperto la porta, sono tutta orecchi, perché sono proprio curiosa di come poter fare. Guarda Elisa, hai mai visto una persona che ha un attacco di panico? Sì, l'ho vista. La prima cosa che fa una persona che ha un attacco di panico dice non respiro. E il suo respiro è proprio molto alto. Io sono stata fortunata perché ho aiutato delle persone che avevano questo tipo di problema, anche insegnando loro a respirare, portando il respiro da un'altra parte nel corpo. Ok? E per questo ti dico che possiamo veramente armonizzare anche il nostro corpo, ma armonizziamo anche il nostro... Quando parlo di corpo, come vi dicevo poco fa, io non intendo soltanto corpo fisico. Quando parlo di corpo, parlo di tutto l'insieme. Quando mi capita di guidare delle meditazioni, una cosa che faccio è far portare prima di tutto l'attenzione alle persone al respiro, guidarle nel respiro e poi aiutarle a portare il respiro nel corpo. Il respiro calma la mente. Il maestro, il venerabile Thay e la Thich Nhat Hanh, un grande in questa cosa, no? Parlava di respiro, di respirazione consapevole. E lui diceva, provate semplicemente, no? La tecnica del inspiro, mentre inspiro, penso, inspiro e sono consapevole di inspirare, espiro e sono consapevole di espirare, con questa lentezza ovviamente, devi accompagnare l'inspiro e l'espiro, ovviamente conoscendo la tecnica della respirazione profonda. E tu che cosa hai fatto? Non hai fatto soltanto un esercizio fisico per cui conosciamo come anatomicamente come siamo fatti, parliamo semplicemente del muscolo più potente, no? Della respirazione, ma non c'è soltanto questo. Il diaframma, inspiro profondamente, il diaframma mi si abbassa e va a fare una, concedetemi, pressoterapia su tutti gli organi che sono nell'addome, e espiro e forzo anche un pochino il mio espiro e vado anche a massaggiarmi quello che è il pericardio, no? Il cuore. Per cui c'è un lavoro. Allora pensate, semplicemente con la tecnica del respiro consapevole, che cosa accade? Questa è la parte anatomica. Però se ho i criceti nella testa, mi prendono in giro ogni tanto le amiche di un gruppo ormai storico, perché uso questo termine, se ho i criceti nella testa e io seguo il mio respiro, porto la mia attenzione al respiro e lo faccio anche soltanto per un minuto o due minuti, magari riuscire ad arrivare subito a cinque, ragazzi, io ho fermato i criceti nella testa, ho permesso a stimolare i criceti di prendere il respiro.
Vedete come non si tratta di armonizzare solo una cosa, ma l'insieme. Come staremo poi spiritualmente? Quando lavoriamo sul respiro, andiamo in vibrazioni diverse. E qua Lisa Docet, quando si parla di vibrazioni, lasciamo a Lisa il campo. Però col respiro noi entriamo in vibrazioni, in frequenze diverse. Ecco perché parlo di armonizzare il corpo nel suo insieme. Poi ci sono delle tecniche. Ok? Ho risposto, Elisa. Hai risposto. Qui ci sarebbero un sacco di domande, ovviamente, perché vediamo cosa ci dicono. Ah, sempre buonasera a tutti. Ciao carissima Liliana, ti saluta Licia. Grazie Licia, ciao. A me, per dirti, questo argomento affascina tantissimo perché la respirazione, hai fatto l'esempio tu, no, del bambino quando nasce, e quindi per me rappresenta la vita. Infatti, se è vero che la nostra macchina più potente è il cuore, perché chiude quello e buonanotte, è chiaro che la respirazione è quello che ci fa dire siamo vivi, perché è tangibile la cosa, no? Che ci fa dire che siamo vivi. E quindi è un argomento questo che anche nella programmazione neurolinguistica, per dire, che è qualcosa che conosco più da vicino, e tutto il resto insomma lo sto sperimentando, perché anch'io sono una grande sperimentatrice prima su me stessa, e il respiro è una di quelle cose che fai subito quando devi cambiare o comunque gestire uno stato d'animo che in quel momento non ti è conveniente. E quindi che cosa fai? La prima cosa che fai, cambi la fisiologia e cominci a cambiare anche la tua respirazione. Quindi mi piace quando più cose che sento portano tutte allo stesso fine, hanno come fine quello di poterti aiutare, poterci aiutare ad alleviarci delle situazioni, a risolvercele, perché insomma tu hai tantissima esperienza e attraverso il respiro, la respirazione, che sia consapevole o che sia insomma in altri modi, degli strumenti che tu hai per aiutare i tuoi pazienti, insomma le persone che vengono da te, insomma sai molto bene quanto potente possa essere. Quindi non lo so, ti chiedo, dacci Lisa, cosa gli possiamo chiedere? Di darci uno strumento, così le persone hanno già qualcosa in mano e possono assaggiare. Ok, prima di tutto voglio dirti, Elisa, che noi entriamo in questa esistenza dopo i mesi passati nel grembo materno con un inspiro profondo che ci crea dolore, perché in quel momento, no, cominciamo a respirare ed è l'ultima cosa che lasciamo, no? È vero. C'è questo. Qualcuno però dice che c'è il boccone, sai, e ci si ferma. Nelle tradizioni, che spesso ahimè sono perse, tu pensa che appena una persona esala l'ultimo respiro, viene aperta una finestra perché possa andare attraverso il respiro nel tutto. È un sicuramente, no, una tradizione, sappiamo che andiamo nel tutto comunque, a parte la finestra aperta. Certo. È fantastico questa cosa, no? Sì. Cioè da forma, da realtà, qualcosa che avviene comunque, anche se non apriamo la finestra, però è come se noi gli stessimo dando, no, la visione, la realtà. Se pensa che anche nella tradizione cristiano-cattolica, alla quale la maggior parte di noi è stata introdotta, c'è il Dio creatore che soffia la vita, no? Pensa, il respiro è che noi non ci facciamo caso.
Perché è un po' come tu hai citato questo centro energetico potente che è il cuore, e il respiro è come il cuore, è un qualcosa, il battito c'è sempre, magari a volte un poco alterato, però c'è sempre e non ci portiamo attenzione, così come il respiro. E adesso una piccola tecnica. Allora. Sì, anche Serena ha detto dacci una pillola per una respirazione serale e dormire bene, la Serena. Allora, cara Serena, poi il resto ci vediamo a Bologna, perché sai, da seduta qui non è che posso darti molto, però io vorrei farvi sperimentare l'inspiro e l'espiro, posizionando la lingua in bocca in modo diverso. Adesso non è molto, ci vorrebbe una bella ragazza che lo dimostra adesso. Quando inspiro, intanto ricordatevi che le tecniche di respirazione iniziano sempre espirando, svuotare sempre, svuotate sempre il respiro, perché non si può riempire niente se è ancora se c'è ancora spazio lì occupato. Per cui cerchiamo di svuotare comprimendo lentamente l'addome. Adesso cercherò di emettere un suono che di solito non si emette, e bocca a sorriso. Perché la bocca a sorriso? Perché voi mi insegnate che il cervello è una macchina anche abbastanza stupidotta, e se io continuo a restare in questa posizione, il mio cervello dice, guarda quella lì come felice, aspetta che produciamo un po' di endorfine, no? Guardate, cominciamo già a produrre endorfine soltanto con una posizione della bocca. Per cui svuoteremo tutto quanto il respiro e poi procederemo all'inspiro. Ma come? Posizioneremo la lingua sugli incisivi superiori, inspireremo dal naso, quando sarà il momento di espirare sposteremo la lingua agli incisivi inferiori, ok? Sarà dunque una... Spero si sia sentito il suono. Sì, 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 si è sentito, Liliana. Quindi, ricapitolando, quando espiriamo, allora prima buttiamo fuori l'aria che abbiamo dentro. Tutta quanta. Sorriso. Ok. Sorriso, lingua sotto, appoggiata agli incisivi inferiori, sì. E butto fuori con la bocca. Sì. Quando metto la lingua agli incisivi superiori, naturalmente inspiro col naso. È vero. Okay? Come, spero che questo sia passato, perché da qui parte anche la consapevolezza. Questa è la tecnica. La consapevolezza vuole che io, quando inspiro, devo sentire l'aria che entra e scivola. E io di solito dico, la faccio arrivare al mio osso sacro. Se io riesco a farla entrare e scendere lungo la spina dorsale fino al mio osso sacro, in realtà anatomicamente sto lavorando sulla mia parte inferiore delle mie piramidi,
no? Dei miei polmoni. Sì. Ok? Io vi chiedo, chiedo a tutte quante, anche se vedo che forse siamo un po' in ritardo, volete provare a farlo per un minuto, una cosa del genere, però occhi chiusi. No, non vi guiderò perché ognuno ha il suo inspiro e il suo espiro. Io controllerò semplicemente che passi questo minuto e poi vi chiamo. Okay. Ricordatevi, fuori l'aria. Prego, chiudete gli occhi, mettetevi in una posizione comoda, rilassata, spero che non abbiate niente che vi stringe l'addome, e ora posizionate la lingua sotto gli incisivi inferiori, svuotate per bene, sorriso sulle labbra, labbra socchiuse appena, e poi si comincia. Lingua in alto e inspiro dal naso. L'energia corre lungo la spina dorsale fino all'osso sacro, è un recipiente che si riempie. E poi posiziono la lingua agli incisivi inferiori, sorriso sulle labbra e dalla bocca lascio andare. Inspiro e sono consapevole di inspirare. Espiro e sono consapevole di espirare. In e fuori. E ora piano piano libero la bocca, socchiudo piano piano gli occhi e torno qui. Bellino! Grazie. È veramente grazie, veramente, cioè, stare attenti all'inizio, cioè, però si può fare, si può fare. Non a caso, insomma, ci vuole, è una tecnica, no? Mettere insieme la didattica col sentire un po' alla volta, in pochi minuti. Era il massimo che potevo fare. Assolutamente. Liliana, questa tipologia, insomma, di tecnica così, quanto, cioè, tu come la consiglieresti di usarla durante la giornata e quando? Allora, ragazzi, se la usate, se vi sentite un po' tirati, se vi sentite, sapete quando capita che nella testa ci sono troppe i criceti, come dico io? No? Sì, sì. Fermatevi un attimo. Li conosco. Fermatevi un attimo e fate questo. Quando una volta appresa la tecnica, la cosa bellissima è che insegnava, sono rimasti i suoi insegnamenti, Thich Nhat Hanh, che potremmo darci dei momenti, io addirittura ad alcune persone dicevo mettetevi la sveglia, e una volta ogni mezz'ora, dipendeva, no? Mezz'ora, ora, qualunque cosa stiate facendo, tornate a voi stessi, tornate a casa, sì. Perché come dice Tai, si torna a se stessi, con un semplice inspiro ed espiro, perché quando si è imparata la tecnica della respirazione profonda, se tu ti fermi un attimo a dire inspiro e sono consapevole di inspirare, ovviamente non riesco a dirlo mentre lo faccio, ed espiro e sono consapevole di espirare, hai fermato e sei tornato a te stesso. Mm-hmm.
avevo così bisogno di tornare a me stessi. E allora, ecco, qualunque momento sarebbe buono. Certo, la sera non è proprio per niente male. Io a volte mi ci addormento, lo ammetto. Bene, bene. E lasciate un commento, ragazzi, che avete fatto questa tecnica, insomma, di respirazione, così almeno, insomma, sappiamo, abbiamo il vostro feedback, diteci un po' com'è andata. C'è Andrea che dice veramente una sensazione di rilassamento, infatti, quindi bene. Nicoletta dice grazie, la Daniela dice grazie, quindi Liliana, abbiamo centrato... Voglio dire, vai, una cosa, che nonostante io sia super allenata all'energia e a Liliana, e quindi a lei intendo l'energia di Liliana, questo intendo, e quindi anche a certe tecniche, che ovviamente non finisce mai perché tira fuori sempre dal vaso di Pandora tecniche diverse, e anche questo momento che è stato per me molto importante, perché vengo da un'emicrania, come voi due ben sapete, fortissima, penso che la mia faccia lo dica anche, e mi è servito tantissimo, cioè è bastato un attimo, a parte che ho sentito rilassarsi le viscere, i visceri o le viscere, aiutami, io che sono stesso. È lo stesso, ecco, e, ma ho proprio sentito che tantissimo mi si rilassavano tutte le parti delle spalle e le parti più profonda, quindi solo in un minuto, perché alla fine è stato un minuto, ma che poi il tempo sappiamo che non è solo lineare, in realtà mi ha permesso di rilassarmi e stare già molto meglio rispetto a come stavo prima, quindi grazie. Liliana, grazie mille. Elisa, vuoi concludere dicendo qualcosa, o Liliana, volete concludere dicendo qualcosa? Tanto ci sono persone qui che sono qui che pendono da scalpitano. Possiamo dire che magari se un giorno Liliana vorrà, visto che l'abbiamo detto prima di entrare in diretta, magari ci farà un'altra uscita con le pillole sul nostro secondo, anzi primo cervello. Bellissimo, quello mi piacerebbe tantissimo. Se vorrai, vedremo. Intanto l'aspettiamo assolutamente con i ragazzi dell'Accademia di Coaching Alchemico, che non vedono l'ora di conoscerti, e che anch'io non vedo l'ora di vederci tutti insieme in campo, che per me è un sogno, un altro sogno che si avvera, essere qui con te e essere là. Io vi ringrazio, perché Lisa sa benissimo che io sono tutt'altro che tecnologica e sono anche un po' restia a mostrarmi. Però visto che questa sera ci sei riuscita alla grandissima. Sai perché? Perché succede poi questo, no? Che poi quando una persona mi porta a parlare delle cose che per me sono vitali e sono la mia vita, sono devo guardare ogni tanto l'orologio e dire oddio quanto sto parlando, aspetta che rallento, cercherò di darvi È davvero un piacere, è davvero un piacere, e lo stanno dicendo anche un sacco di commenti, quindi poi vateli a leggere tutti, perché stanno proprio dando la riconoscenza che ovviamente meriti, perché insomma è stata una serata meravigliosa. Grazie, grazie. Grazie mille. Grazie mille a tutti. Grazie. E vi saluto. Ci vediamo tra 15 giorni con altre pillole alchemiche. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Grazie, ciao. Ciao a tutti.